notizie del TG Ora: nel corso di un'operazione di contrasto al terrorismo internazionale, gli agenti della polizia della Digos di Napoli, con la collaborazione del centro AISI di Napoli, hanno proceduto al rintraccio del 31enne cittadino tunisino Rafi Ben Salah, destinatario di un decreto di allontanamento emesso per motivi di sicurezza dal ministro dell'interno. Il provvedimento è stato adottato in quanto il soggetto, che ha manifestato in più occasioni pericolosi segnali di radicalismo, mantenendo contatti attraverso i social network con elementi contigui all'estremismo islamico, alcuni dei quali miliziani dell'ISIS. In proposito è emerso che uno dei suoi contatti Facebook, tale Abu Yahya, è risultato essere suo fratello morto combattendo in Siria nel 2014 nelle file dello Stato Islamico. Sul conto di Rafi Ben Salah, pregiudicato perché più volte sorpreso a vendere capi d'abbigliamento con marchi contraffatti, a seguito di approfondite attività investigative condotte dalla Digos di Napoli, anche attraverso il monitoraggio del profilo Facebook, sono stati ritenuti sussistenti elementi tali da far ritenere la sua presenza sul territorio nazionale una minaccia per la sicurezza dello Stato, non escludendosi l'eventualità che lo stesso possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali. Al Servizio Sanitario Nazionale, due donne arrestate a Napoli. I carabinieri della stazione di Posillipo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due indagate, un ex assistente di un medico di base e un'amministratrice di un centro diagnostico, ritenute responsabili di truffa ai danni di ente pubblico, appropriazione indebita e falso. L'indagine, condotta dai militari di Posillipo sin dal 2015, ha consentito di documentare nell'anno 2016 le condotte poste in essere dalle due indagate, finalizzate a ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale indebiti rimborsi di prestazioni sanitarie falsificate o inesistenti. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli in questi giorni hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata 133 rappresentanti legali di strutture ricettive della penisola sorrentina operanti nei comuni di Massa Lubrense, Sant'Agnello e Sorrento, che dal 2012 al 2016 hanno omesso o ritardato il versamento dell'imposta di soggiorno a favore dei rispettivi enti locali per oltre 1 milione di euro. Rinvenuto a Santa Paolina in provincia di Avellino il cadavere di un 75enne del posto. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un investimento di un pirata della strada. Sul posto è giunto il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano, che hanno avviato le indagini. A San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, i carabinieri di Casal di Principe ieri sera hanno intercettato e bloccato, al termine di un breve inseguimento, una Fiat Panda con a bordo il latitante Corrado De Luca, 51 anni, ricercato dal 7 maggio scorso per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e violenza privata aggravata dall'aver agevolato il sodalizio mafioso. L'uomo, storicamente affiliato al gruppo Iovine del clan dei Casalesi, attualmente gravitante nell'orbita di quello di Schiavone, era ricercato dopo essere sfuggito alla cattura nell'ambito di un'operazione che portò all'arresto di altre 6 persone. Il conducente della vettura, Giovanni Lucariello, 46 anni, di Villa di Briano, pregiudicato, è stato tratto in arresto per favoreggiamento personale e resistenza. Avrebbe dovuto impedire furti, ma invece era lui il ladro. Una guardia giurata è stata sorpresa dalla polizia stradale di Fuorigrotta a Napoli mentre rubava carburante dalle attrezzature che vigilava. La pattuglia, nel corso dei servizi di perlustrazione sulla tangenziale di Napoli, lo ha colto in flagranza. L'uomo era addetto alla sorveglianza in un cantiere per la ristrutturazione dell'area di servizio di Agnano. Per lui, amici del Vimeo, delle nostre previsioni per la giornata di sabato 15 luglio 2017.